sono contento perché hai scelto Cosenza. Sono contento perché ti diamo il teatro che è il nostro orgoglio e sono stracontento per questa iniziativa. Lo so. Bella, bella. Mi sembrava la risposta, migliore, no? Lavorare. Assolutamente. Fermiamo, si possono fermare le chiacchiere ma non i problemi, questo è il concetto. No, no, ma di questo andiamo a parlare di problemi perché noi Ballarò nasce per quello. Perfetto, per adesso è tutto. Senti, bene. Grazie davvero. Io scappo perché. Vai tranquillamente, io ti parlerò di ciao, te. Giovanni. E della gentilezza. Ciao. Grazie davvero. Buon lavoro, Sindaco, buongiorno. Ecco. Oh, ciao. Un primo bilancio, 4 giorni, questa è la quarta tappa per portare comunicazione e democrazia dove viene tolta dalla televisione. Guarda, io ho sempre pensato che democrazia c'è, per fortuna siamo un paese libero, siamo un paese forte, abbiamo la democrazia nel sangue, quindi non deve essere il singolo episodio a farci cambiare idea su questo. Per il singolo episodio c'è stato, io sono convinto allo stesso tempo che non esista paese occidentale al mondo in cui non ci siano talk show politici durante le elezioni politiche. Allora ognuno trova il suo modo di rispondere, Ballarò è una trasmissione nata per risolvere problemi, per discutere dell'Italia e risolvere problemi. Allora noi abbiamo deciso di girare l'Italia, andare dove i problemi c'erano. Abbiamo parlato di politica a Torino, facendo confrontare Bresso e Cota, uno dei confronti più tesi sul filo del rasoio in vista delle elezioni, siamo andati all'Aquila a parlare di ricostruzione, a Roma a parlare di libertà di informazione, ora siamo a Cosenza, abbiamo scelto Cosenza come città simbolo di tutto il meridione per parlare di problemi come gioventù, occupazione, lavoro, studio. Questi sono i temi di Ballarò, questa è Ballarò, se non può andare in onda va sul posto e cerca notizie sul posto. No, è informazione. Noi, ognuno sceglie il suo modo di rispondere alle ingiustizie. Quello nostro è lavorare, quello che sappiamo fare, siamo giornalisti e andiamo in giro a lavorare. Agli studenti qual è il messaggio in un momento così delicato per la democrazia? Agli studenti il messaggio è lavorate, datevi da fare che alla fine, per citare qualcuno, il bene vince sempre sul male. Ok?